dall'Agenzia del Demanio e da questa così diciamo articolata e numerosa, diciamo autorevolissima partecipazione a questo workshop, desideriamo e un particolare ringraziamento diciamo per l'iniziativa e per l'opportunità che lei e il suo ministero ci avete consentito diciamo di portare avanti. Ringrazio e sono tenuto a ringraziare particolarmente anche la sua sottosegretaria Bonaccorsi, il sottosegretario alla giustizia Giorgis, che dovrebbe essere già collegato, anche le autorità religiose presenti e tutti gli autorevoli parlamentari, giornalisti, accademici, colleghi ed esperti di altre amministrazioni, enti ed associazioni, compreso molti testimonial di successo che partecipano oggi a questo interessante workshop e che sono con noi artefici di questo esteso e diversificato partenariato istituzionale che lei oggi ci dà questo onore e piacere di presiedere. Caro Ministro, veramente è per noi un'enorme opportunità quella di strutturare oggi una così originale collaborazione di iniziativa in cui crediamo fortemente e che ci appassiona tantissimo, perché risponde in primo luogo a un esteso e comune sentire e a particolari interessi e finalità in primo luogo di natura culturale, religiosa, ambientale e sociale, che decisamente consentono di preservare elementi del nostro straordinario patrimonio e di beni dello Stato e che tendono soprattutto a fare riemergere la storia, la memoria e le specifiche identità del nostro paese e dei nostri territori, così ricchi di vicende e di pagine interessanti di storia. Luoghi ed elementi che costituiscono punti notevoli e che spesso simboleggiano, marcano e quindi possono consentire, permettere di esaltare la bellezza dei nostri paesaggi ed ambienti naturalistici. Attraverso questa via vogliamo perseguire la tutela operativa e la valorizzazione dei beni pubblici e in generale dei cosiddetti beni comuni, stimolandoci a ripensare il valore dei beni in una nuova chiave di trasformazione del modello di fruizione dell'ambiente e del territorio. Ma si tratta anche di un'iniziativa che ha importanti risvolti in termini di benessere di vita ed economici, perché ci consente oggi di parlare di temi che finalmente non sono ispirati solo e da mere logiche consumistiche, ma ci consente di declinare concretamente formule vere di turismo sostenibile, turismo lento, mobilità dolce, che ci permettono di rivalutare anche espressioni di socialità e di iniziativa economica molto più equilibrate, che tendono ad un recupero, diciamo, di un rispetto dell'armonia tra l'uomo e l'ambiente, in una dimensione in cui i ritmi di vita e di azione tendono a riallinearsi con i ritmi biologici dell'uomo, quelli che poi consentono di riappropriarsi di spazi di vita e di esistenza con maggiore attenzione ai temi a se stessi e al prossimo, promuovendo nuove modalità di essere più rivolte ai temi di nuovo umanesimo, di fratellanza e amicizia sociale, di prossimità attiva e partecipe, molto cari ed indicati, ricordati con magistralmente di recente anche dalle due ultime encicliche di Papa Francesco, Laudato Si e Fratelli Tutti. Consideriamo perciò uno straordinario successo oggi la sua presenza e l'essere riusciti a svolgere questa prima fase di intensa collaborazione che abbiamo avuto modo di portare avanti con il suo ministero, con i suoi autorevoli diciamo, rappresentanti, e costituisce un virtuoso esempio di cooperazione rafforzata tra le istituzioni e soprattutto diciamo essere riusciti oggi, questo è un grande successo,
a mettere insieme dei partner, dei rappresentanti e dei testimonial così illustri ed autorevoli per contribuire a collaborare e confrontarsi su temi ed opportunità così appassionanti come la valorizzazione di fari ed elementi costieri, di immobili storici, di borghi, di parlare di borghi ed aree interne, di percorsi, cammini ed itinerari punteggiati da elementi o da immobili come caselli ferroviari e case cantoniere, di mettere in rete anche i siti UNESCO di cui l'Italia è così ricca. L'Agenzia del Demanio in questi ultimi tempi, come lei sa bene, come ci ha stimolato, ha baricentrato decisamente la propria missione proprio in chiave di valorizzazione, cercando di mettere più a disposizione i beni dello Stato a beneficio della ripresa e del rilancio, diciamo, dell'economia. E sicuramente questa può essere una straordinaria opportunità. L'emergenza Covid che noi stiamo vivendo ci impone di trasformare il modello di fruizione del territorio, per esempio già riducendo gli addensamenti e distribuendo su aree più vaste le residenze, i servizi, la produzione e quindi anche lo stesso turismo. Riconvertire una parte della spesa degli italiani all'estero in spesa nazionale può contribuire oggi a contenere ed arginare la crisi riducendone gli effetti. Da qui l'esigenza di potenziare e distribuire l'offerta mettendo in campo i beni pubblici ad alto potenziale di attrazione. La situazione, diciamo, che stiamo vivendo ci consente di diciamo, con la contrazione anche dei viaggi all'estero, induce gli italiani alla riscoperta dell'Italia. Lo abbiamo visto nel 2020 e forse lo vedremo anche negli anni immediatamente successivi. Quindi noi possiamo tutti contribuire al suo sforzo per accrescere e qualificare il patrimonio disponibile ed accessibile in sicurezza, a beneficio di tutti i turisti e visitatori italiani e stranieri che apprezzano la varietà e la ricchezza della nostra offerta turistica. Il progetto Valore Paese Italia costituisce pertanto una priorità dell'Agenzia del Demanio, che con piacere stiamo portando avanti con questo, come ha visto, qualificatissimo partenariato istituzionale, che ringrazio tutti quanti e che non cito uno per uno perché ve lo meriterebbero, ma per non per economia dei tempi suoi, e quindi noi riteniamo che diciamo, procedere in questa direzione possa essere una modalità concreta per articolare l'offerta del turismo sostenibile e può rappresentare questo un potente elemento anticiclico, creando ricchezza, posti di lavoro e valore aggiunto. Vogliamo cercare tutti insieme di spingere, diciamo, la nostra azione istituzionale come un operatore di sviluppo, tendendo ad estendere la nostra missione verso i domini più tipicamente economici, mettendo così a disposizione gli immobili di pregio come i tanti edifici ed elementi spesso sottoutilizzati o che rischiano di diventare, diciamo, di poter subire dei processi di degrado, se non pericoli, diciamo, della loro integrità, per iniziative che consentono di sviluppare occasioni di crescita, di attrazione di capitali di investimento, di anche, perché no, rigenerazione urbana. Come è noto, gli effetti diretti ed indotti di una sensata ed equilibrata operazione di recupero si misurano anche in termini di valore che si distribuisce nelle aree circostanti e sono una spinta per la ripresa.